tornato in campo anche in campionato, secondo me ha fatto anche una buona partita. Che cosa non è funzionato nel primo tempo dopo che avete sbloccato il risultato e che la partita si era messa tatticamente bene per voi? Purtroppo abbiamo preso un gol su una situazione anche un po' sfortunata, un tiro deviato. Non lo so, secondo me facciamo un po' fatica in questo periodo, dobbiamo cercare di capire perché. Secondo te, dall'alto della tua esperienza? No, ma ci sono anche momenti del campionato in cui non si capisce bene perché le partite le vinci o perché le partite le perdi. A inizio anno eravamo contenti e felici perché anche con entusiasmo e tutto riuscivamo a vincere le partite. Adesso è un momento in cui forse ci pesa un po' questa mancanza della vittoria e siamo un po' frenetici, forse facciamo un po' di scelte sbagliate, però dobbiamo credere nel lavoro, continuare ad allenarci e cercare di risolvere le partite anche poi con episodi, per cercare di portarsi da propria parte, il palo di Mero o il mezzo rigore di Mussolini che probabilmente era fuori area, però insomma ecco, queste occasioni qua, un calcio pazzato, una palla sporca, un'invenzione di qualcuno, anche perché non è che si può sempre vincere le partite dominando. Si sta allontanando troppo la zona alta della classifica, Luca, secondo te? Ma adesso non so sinceramente quanto siamo, però... Meno 9 dalla Torres. 9 punti a novembre non sono tanti, adesso il problema è... innanzitutto abbiamo la sosta, quindi avremo tempo per lavorare e riposarci un po', e poi ci sarà il Cesena, abbiamo un po' di partite difficili, cerchiamo di stare uniti, di remare tutti dalla stessa parte e cercare di uscire da questo momento a livello di risultati non favorevole. A parte la partita di Luca dove hai giocato qualche minuto, Luca Mora si è visto giovedì scorso in Coppa Italia, quanto ti ha pesato, anche quanto ti ha dato fastidio questa situazione, Luca? No, fastidio no, purtroppo questo, o purtroppo per fortuna, è un lavoro, siamo pagati per allenarci, si gioca in 11, sono tutte frasi fatte, però sono anche vere, ho avuto la fortuna in carriera di giocare spesso e c'era tanta gente che non giocava. Insomma, ho cercato sempre di portare rispetto quando giocavo a chi non giocava e anche quando non gioco porto rispetto alle scelte dell'allenatore e ai compagni di squadra che giocano. Poi si viene chiamati in causa e si cerca di dare il proprio contributo. Poi se uno non è contento va via. Ci sono 3 finestre di mercato. Tu sei contento? O 2. Ma no, beh, è chiaro che ogni giocatore vorrebbe giocare di più, però ecco, mi piace anche cercare di dare una mano anche se non gioco. È chiaro che vorrei darla giocando. La mia domanda è se sei contento o no. Se sono contento? Io sono sempre contento.